Buongiorno a tutti, bentrovati. In questa lezione di grammatica parliamo del verbo. Partiamo con la definizione, una delle possibili definizioni che troviamo su un testo di grammatica, e vediamo poi di analizzarne le singole parti in modo da capire bene che cosa significano. Il verbo, parola per eccellenza, è quella parte variabile del discorso che indica, collocandola nel tempo, un'azione compiuta o subita dal soggetto, oppure uno stato, un modo di essere o semplicemente l'esistenza del soggetto. Allora andiamo con ordine. La prima informazione che troviamo in questa definizione è che il verbo è la parola per eccellenza. In che senso? Allora, se noi analizziamo proprio il termine verbo, ci accorgiamo che deriva dal latino verbum, ossia parola. Quindi questo significa che all'interno di una frase il verbo è proprio la parola per eccellenza, ossia l'elemento indispensabile per qualsiasi comunicazione. In altre parole, senza il verbo non è possibile esprimere un pensiero di senso compiuto. Poi vedremo qualche esempio. La seconda informazione che abbiamo nella definizione di partenza è che il verbo è una parte variabile del discorso. Che cosa significa variabile? Significa che il verbo muta forma. Prendiamo ad esempio un verbo molto comune che è mangiare. Se dico io mangio, ma se dico noi, non dico più noi mangio, ma noi mangiamo. Questo perché la parte terminale del verbo, la sua terminazione, la sua desinenza è mutevole, ossia cambia e varia a seconda che io mi riferisca ad una persona sola, ad un gruppo di persone, e così via. Quindi è una parte variabile del discorso, non è fissa. Poi, altra informazione, questa parte del discorso indica, collocandola nel tempo, un'azione compiuta o subita dal soggetto. Collocandola nel tempo perché il verbo può essere al tempo presente, al tempo futuro, al passato, ma anche per quanto riguarda il passato, il futuro, possiamo avere diverse sfumature, quindi possiamo avere il futuro semplice, il futuro anteriore, il passato prossimo, il passato remoto, a seconda proprio del momento preciso in cui si colloca non solo l'azione che il mio verbo esprime, ma anche il suo rapporto con altre azioni che sono contenute nella stessa frase. Ecco, questa azione può essere compiuta o subita dal soggetto, quindi facciamo un esempio concreto. Se io dico Paolo mangia una mela, il verbo mangia indica appunto che il soggetto della frase, ossia Paolo, sta appunto mangiando, quindi indica che questa azione viene compiuta dal soggetto e inoltre mangia è al tempo presente, quindi lo colloca in questo momento. Se io invece dico Paolo mangiava una mela, il tempo è passato e mangerà è riferito invece al futuro. Se però prendo un altro esempio, dico l'animale è stato catturato. Ecco che l'animale è il soggetto della frase, ma non compie l'azione, la subisce, perché il verbo in questo caso è passivo. Possiamo avere inoltre delle frasi in cui il verbo indica un'azione che viene sia compiuta sia subita dal soggetto. Quindi, ad esempio, se dico Maria si pettina, Maria è colei che pettina, ma pettina se stessa, quindi è sia l'autrice dell'azione sia colei che la subisce. In qualche caso il verbo può indicare semplicemente uno stato o una situazione che vive il soggetto. Ad esempio, nella frase a causa della contingenza, questa persona starà spesso a casa. In questo caso il verbo stare indica appunto trovarsi in una situazione. In qualche caso il verbo può indicare semplicemente un modo di essere del soggetto. Prendiamo ad esempio la frase Giovanna è gentile, quindi questa gentilezza è un modo di essere, o infine la semplice esistenza del soggetto. Ad esempio nella frase c'è per caso Giulietta? Ecco, quindi vedete che il verbo può avere diverse sfumature, ma è sempre un elemento essenziale nella frase. Questo capita anche quando non è espresso, quindi una frase contiene sempre un verbo, anche quando questo non è palese. Prendiamo ad esempio questo dialogo breve fra due persone. Ha telefonato Stefania? No. La prima frase, ha telefonato Stefania, contiene il verbo telefonare.
La seconda frase invece è semplicemente composta dalla parola no, però è sottinteso, no, non ha telefonato. O ancora, quando si dice buon anno, è sottinteso ti auguro buon anno. O ancora, aiuto, sarebbe portate aiuto oppure prestate aiuto, datemi aiuto. Quindi vedete che un verbo, anche quando non è espresso, è sempre in qualche modo sottinteso. Ecco, le frasi di questo tipo che hanno il verbo non espresso sono dette frasi nominali. Bene, con questo abbiamo concluso questa breve lezione di introduzione al verbo. Spero che vi sia stata utile. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.